Che è un teatro di riti iniziali che risalgono a 2000 anni fa, un'iniziativa dell'Arco Club, e ce ne parla Lucia Passo. Il corteo delle donne accompagna la sposa al bagno nuziale purificatore, seguito dallo sposo. Si anima così con la rappresentazione del matrimonio greco-romano il sito archeologico di Morgantina, su una delle cime più alte dell'altipiano ireo, a pochi chilometri da Idone, 6.000 abitanti in provincia di Enna. Per la messa in scena dello spettacolo, coinvolti gran parte degli abitanti, ma gli sposi sono arrivati da Palermo. Sapevamo che facevamo questa rilocazione e abbiamo proposto, siccome dovevamo sposarci, se potevamo proprio fare un rito particolare greco-romano e nell'atto della rilocazione fare proprio un matrimonio greco-romano. Credo originale, ma senza trascurare insomma le bellezze che la nostra terra ci offre. Gaetano Calcagno, vesti i panni di Alcinò. Tutto il paese che è interessato affinché Morgantina riesca a risorgere veramente dalle cerniere. Lo spettacolo è inserito nella quinta edizione della manifestazione Tra mito e storia Morgantina Ridusa, organizzata dalla sezione locale dell'Archeoclub. Qualcosa per richiamare un po' la gente a Morgantina. La rappresentazione verrà riproposta anche domani. E ora il caso.